Bam, bam. Ma i nostri amici a casa lo conoscono il fotografo principiante? Non lo so, consigliatissimo un canale YouTube, si chiama Il Fotografo Principiante, che ti fa rivivere proprio quei giorni in cui... Mario! Che c'è? È un canale molto interessante perché c'è questo che ti racconta come Mario. Sta iniziando a fotografare. Mario Palladino. Che c'è? Lo chiama come una Mario Palladino. Però è il nostro canale preferito. Bentornati su quei due sul cazzo di Relax. E quei due sul cazzo è proprio quello che dovrei dire in questo momento specifico. Sì, sì. Un altro posso consigliare? No, la devi smettere. No, uno alla volta. Così. Una alla volta. Guarda, per carità. No, ma devo tornare indietro. La Madonnina pianto. Questo lo faccio sentire soltanto. Brano eseguito dall'autore, Tom. Non troverete facilmente questo video, ma si intitola Brano eseguito dall'autore. Già ho capito. Ma a me interessano i titoli. Brano eseguito dall'autore. Ah, tre sono le sfere dei saggi. Una ce l'hai tu, le altre due sono sotto di me. Metà dei suoi video si intitolano Brano eseguito dall'autore. Riattivare il portale che nasconde Gokuro. Necessario di trovare le armi nascoste in questa carne. Io c'ho già sonno. Oh, il più potente degli scudi, un'arma leggendaria nascosta che solo un corno potrà rivelare. Le corna da mamma, ecco qua. Porno. Solo il porno potrà rivelare. Non so dove sono. Allora, dovevamo prendere tutto della vita, lo strumento a ranotto. Ti ricordi? Lo strumento del ranotto. Che professor ranotto. Sei tornato dove tutto è iniziato, eh? Allora, io qua ci sono venuto. Ok, qua ci sono stati. Io non ricordo nulla. Devo nulla. Ma per contestualizzare, ragazzi, magari da un po' che non giochiamo. L'altro ieri. Ci abbiamo giocato l'altro ieri. Ma porca puttana, Paolo, io dall'altro ieri ho fatto 90 cose. Non mi posso ricordare questa. Sì, ma pure se registriamo tra un'ora non ricordi niente. È vero, non mi ricordo niente. Però. Ma che dobbiamo fare? Ci ha messo a gioco? Non lo so. Abbiamo preso sotto Till. Sì. Allora, c'è un bambino. Un bambino che diventa adulto. Ah, però. Guarda che cattiveria. Oh. Napsteam in qualche modo la vedo molto vicina a From Software. Però che cattiveria, eh. Ma non ci posso passare su quei cazzi di Strascuzzi. Quindi qual è? Ma la mappa c'è? La mappa è nel tuo cuore. La mappa del cuore. Ok, qua c'era, no? Tutti bei giochi che ci sono. Questo che volevano qua. C'è Cocoon che ci hanno detto di provare, che pare sia molto bello. Cocoon sembra essere molto figo. Trova Ranotto. Ranotto è il professore di musica. Sì, e ci aveva detto di, che gli servivano gli serviva uno strumento. Che palle, oh. Bravo. Il corno di così. Trovano dei droni gufi di Dio. Ranotto poliziotto, dove sta? Ma i due sigilli? Paola Magna, dispensa B, presidente, via la musica, 2 piano A, siamo all'1. Adesso al 2. Andiamo al 2. Paola, non sì, devi... sì, giusto, giusto. Che in America non hanno il piano terzo. Andiamo al 2. Io sono ragazzi, vi giuro, sono completamente allibito. Io guardo Baldo, nella mia testa ci sta il fotografo principale. Ecco l'aula di Ranotto. Zom zom. No, però secondo me Nicoli li elimina tutti i nemici. Ranotto, poliziotto. Sì, è vero. Non c'è mai. Tutti in culo prende. Vorrei aiutarti, piccolo Baldo, ma senza il mio strumento, no? Ah, lo strumento di Dio. C'eravamo già stati qua, mi ricordo sta cosa dello strumento. C'eravamo già stati di qua. Lo strumento serve a noi. Non so se è una bestemmia, ma va bene lo stesso. Non so che devo fare, vagherò. Ah, ecco, vedi? Non devo fare niente, le corna non ci sono. Però secondo me dovremmo ragionare un po' di più. Sì. Tu ragiona, io agisco. Ma agisci in base a cosa?
in base al mio sentimento, che fino adesso ci ha fatto concludere il gioco, quindi direi che mi ci posso pure affidare. Sì, ma questo è l'ultimo livello più difficile, non puoi... No, no, a me è sempre il stato capitolo difficile. Finale. È sempre stato difficile. È sempre stato difficile. No, l'inizio del primo DLC era più sapete una cosa? Io riconosco il tono della voce quando mi vogliono far giocare a questo gioco di merda. Cioè proprio gli cambia il tono della voce. Vabbè, ma sta allora, noi abbiamo noi aziendalmente parlando, abbiamo una schedule molto non stretta. Non è vero, abbiamo già fatto due episodi, non sono ancora usciti, quindi non mi venire a raccontare ma questo, a me di schedule questo, che facevo. Questo deve uscire in maniera fluida. Non devono questo esserci interruzioni. Questo che cazzo è Gokuro, ma Gokuro non era cattivo una volta. No, Gokuro è il capo dei Goku. Quante cose sai? Il cattivo come si chiama? Oh, Goku era il cattivo. No, il cattivo è Maneko. No, la strega no. Era Maneko. No, cattivo sarà Manesco, ma non sto sparando cazzate, non lo so. Però nella sua cazzata potrebbe anche. Perché di solito quello cattivo ci avrebbe picchiato in qualche modo. No, Goku non è cattivo. Goku no, era il capo dei Goofy. Ma no! Io ormai non ho più voglia di combattere. Oh, allora. C'è il corno delle corna belle. Ora, secondo me bisogna lanciare le anfore sulle... Non mi avrete mai. Tu prova, Nico. Non mi avrete mai. E se la lanci nello specchio si rompe. Già provato, non già va. Provato. Okay, ah, ma quello è il corno, nello specchio c'è il corno. Ma, non sì, ma a me mi pare la cosa per accendere il fuoco. Per accendere fuoco. A me pare la cosa per accendere il fuoco. Come si fa? Ah, bisogna prendere quella per poi bruciare le ragnatele di là me. Là bisogna suonare il... E come... Come ne hai preso il libro, la tratta dallo specchio? Corno di Cristo. Uccidendo i nemici che stavano lì. Però non ci sono nemici adesso. Però io ho una lanterna sulla fornace. Ma come non mi avrete mai. Una lanterna sulla fornace. Ragazzi, che la fornacella sulle lanterne. Ah, vedi? Piri, piri, piri. No, posso scendere direttamente? No. Non penso. Paolo voleva dire una giara sulla fiaccola, sarebbe il caso di tirarla, però è uscito... Ho capito. Una fornacella. Ho capito. Questo gameplay si chiamerà Baldo, una fornacella nelle lanterne. Delle fiaccole. Color grigi. Guarda, ci sono le lanterne. Scusa, non ho capito. Quella storia del glicine mi ha fatto capire che del mondo che perché mi qui circonda... c'è del sole... Sì, è la luce della luna che filtra. È la Madonna. È una luna molto piena. Vediamo se il gatto c'ha le corna belle. Madonna, ha un potere soporifero questo gioco. Voi mi ci volete far giocare. Non passare per di qua per le scale, Nick. Il fumo che sta nello schermo è lo stesso che sta nel mio cervello adesso. Abbiamo la pala, non ci dimentichiamo. Dai, chiamo in culo la pala, esatto. Va. Vabbè, scendi le scale a piano 2 là, che è l'unica cosa diversa che finora. Capito, no? Ma ce l'avevamo messo lì il coso, no? Il triangolo di merda l'avevamo messo. Ecco, vedi la novità. Vedi? Sì, però non è possibile che devo fare backtracking in maniera così insensata, aspettandomi di trovare una cosa nuova. No. Aspettate, un verbo girudo che è anche il titolo di un video molto bello. Che mi va andando davanti. Dici? Sì, sì, mo stiamo andando avanti. Cosa sta andando avanti? Qua c'eravamo già stati, o no? Ma nell'altra dimensione. Ah, già. Si sono inventati le dimensioni. Ragionano come gli sceneggiatori di DC quando non gli va di fare un cazzo a questi. Perché tu non ti sei visto ancora Loki. Però ho visto The Flash. Ma fidati, Loki. Mi dai questa cazzo di cosa? Ma guarda, io nera. Ho sentito la puzza di merda su Loki dopo due puntate. No, a me piace un sacco. Non si capisce un cazzo. Non si capisce. La chiave triangolare. Ma che c'entra? La chiave porta da qualche parte qui dentro. Qui dentro. Qui dentro. Ma io che cazzo ne so dove porta la chiave di Dio qua. Bravo. Ok. Allora, questo dove questo... devo andare con le chiavi? C'era una... Forse... Ah, cazzo, senza... Ah, eccola, la... a sinistra, sì. Sì. A sinistra, la chiave sì, rossa. Sì, la porta sì, rossa. Sì, 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 ah, sì. Mi ricordo sta la porta rossa. Guarda la minimappa che è la porta rossa, color rosa. Quindi, che facciamo? Uccidi a questi e poi puoi aprire questa porta. Sì, grande! Comunque, che ci facciamo? Vai dall'altra parte e trovi la chitarra di Ranotto. Quindi adesso ho capito che se la porta è rossa, cioè... È color oro. C'è la cosa lì.
Non attendo Nico, ma amore di Dio. No. Questi bambini è satanati. Volevo provarlo. Mi hanno tolto l'attacco. Che bello. Bellissimo. Che bastardaggine. Io ero sveglio 5 minuti fa. Quello. Uccidono tutti, l'amor del grande cielo. Bravissimo. Io lo so, questa cosa non credo che la dopo. No, no, è legit, è legit. C'era apposta. Ok, sì, ma una porta bloccata. Chiave. Ma l'ha appena chiusa, l'ha appena usato la chiave. È vero. Ah, ti ricordi quando avevamo chiuso il gameplay che eravamo... Io non mi ricordo niente di quando abbiamo chiuso. Paolo, tu il tuo prendetelo voi e Crucifixion State. Io non vedo in lui nessuna colpa. Comunque non è giusto che non ti diano nemmeno un... cioè una tipo... un obiettivo. Non no, dire che non ti danno indizi, Nicola, perché te ne ho dati abbastanza. Che tu non li ascolti è un altro paio di maniche. Bravo, Mario. Non so chi è. Mario, no. Che ti vedo sciupare. Ma io pure qua, non posso andarci. Non posso andare. E invece... Ma dai! Collega pure il 10. Baldo, sei tu, fammi uscire da qui, devi trovarmi il modo, ma ti sarà otterà, liberami. Ma non mi dici dove cazzo sbrigativa la fata però, devo dire. Dove le prendo? Ma non ci mandati, sarebbe piacere. Aspetta, uccidi l'altro... Oh, no, porco, due. Vivi, è un progetto dentro, lei potrebbe aiutarmi a uscire in questo momento. Ma non mi dici niente! Cristo! Vivi è imprigionata dentro. No, ti dice soltanto qual è la situazione, ma non ho capito, come se fossi rincoglionito e non capissi che fare. Ti posso assicurare che io non ho capito qual è la situazione. Nonostante tu abbia. Maneco! Finisce sta Maneco. È Maneco. Ma non era la strega zizzona, no? Infatti è Maneco. Oddio! Ciao Baldo. Neko vuol dire gatto, quindi se vedete Neko è per forza un gatto. Perché io posso aiutarti a rimettere in sesto le cose, ma senza le mie 8 rane non posso ridare per la prima dei cupi. Cristo, pure le rane. Mamma, già visto. Mannaggia. Torna quando avrai tutto. Tutta la Madonna. Però ho sentito delle rane. Già stamattina mi sono svegliato con leggero affaticamento. Come fai a sentire rane? Ah, bravo. Dici che gli devi portare quella? Sono a 5, ne mancano 3. Dove cazzo starà? Meno male che mi hai piato lo schizzo di piano. La piscina. Ah, già preso in piscina. No, l'ho preso. Cioè, sei a un quinto di gameplay. Sembra un quinto starò. Rocco, tu... Un quinto e quando... Io non voglio più sentirti parlare, Rocco. Non ti voglio più sentire parlare. Nella fase notturna, quindi... No, adesso è ben entrato non mi interessa cosa dici. No, mi devi lasciare stare. Posso dire che il gioco in cui Nicola è più operativo in assoluto. È di una proattività sconfinata su sto gioco. Oh, 7 rane, quante ne mancano? Oh, fai. Oh, ha messo il nos. Bravo. Sento l'ultima rana. Senti altre rane. Mica odio, ammazza tutti i nemici. Guarda, piuttosto faccio gli slalom... Io faccio coming out, ok? No, non... Io ho letto da non qualche parte che la gente che era bloccata e quell'uno gli ha detto guarda devi che stare devi zitto, tutti i devi in stare zitto. Quindi zitto devi lo stare. Faccio per te, Nicola. Zitto. Però potrebbe essere. No, è sicuro, zitti non so tutti. In quale area però, capito? Dovete lasciarmi stare. Non la mi toglie dalla testa che le lanterne sui bracieri, i bracieri sulle lanterne, sulle fornacelle. Ci pensa lei? No, ma povere rane. Con la piuma. La famosa piuma, la piuma di rana. Ha trasformato. Ecco, prendi una ricordata Goku, sono certo che aiuterà a ricordare. Andiamo da Goku. Grazie, Maneco. Ma tu sai dov'è? Il prete di Goku. Sì, ho capito. Ma non è il prete di Goku. C'è il fatto apposta. Goku è cattivo che si è travestito da preside e sta prendendo per il culo Baldo per farsi riportare le sue piume e per tornare alla forma fisica. Goku non è cattivo. Goku, tu lo pigli in culo. Porto Rio. Non è cattivo Goguro. No, sì. Io mi ricordo che Goguro era cattivo. Sì, poi... ma perché ti sta per culare? Cioè, si è travestito da preside per costringerti a prendere delle che cose. Facciata. Che spaccim. No, ma... Qua a sinistra. No, è a sinistra. Non si chiama Mandrake. Andrà abbasso a sinistra. Mandrake.
Mi ricordo che stavamo da parte. No, era la stanza con l'aquila, ti ricordi? Sì, no, non mi ricordo. Era tutto a sinistra, mi ricordo io. In alto a destra c'era la prima stanza dove sei stato, quella di matematica. Cosa? Io non so cosa ti ha ucciso. È un cartello volante. Della droga. Narcos. Guarda, almeno c'è questa cosa che... eccolo lì. Io che ti dicevo? No, non è di qua, me l'hai detto prima. No, ti ho detto a sinistra. A sinistra, è giusto. Su. È come dove hai detto Paolo. Tu stai andando su dritto. Quanto lento. Secondo il gioco, no? Se io sto andando in quella direzione e vado a sinistra è andare giù. Quello che dicevi tu era andare a destra. No. Perché... No, vabbè. No, tu volevi andare su di così. Paolo ha detto no, è a metà del corridoio, è a sinistra. Esatto. E quindi adesso ci siamo ritrovati qua. Quando l'hai detto? 10 secondi fa. Se replay. Se io sto andando qua, dove sto andando? Ok. Quindi io che stavo andando a destra di qua, e tu mi hai detto vai a sinistra. Però Paolo te l'ha detto che tu stavi andando di così. Come se fosse laurea di matematica. Io nel corridoio stavo andando in alto. Io ti ho detto no, vai a sinistra prima di andare in alto. Ma quindi mo che gli hai dato la piuma? Infatti che ha detto Kokuro? Dovete stare attenti. E tu, manco tu sei stato attento. Io sono stato attento. Io ho guardato lo schermo di Kokuro, ma non ho capito. Che cazzo ha detto? Ti ha dato un indizio, una roba. Ha dato la palla rossa. Ma quella però, a parte sbattertela in culo, che ci puoi fare? Questa roba non stanno volendo, ma non potendo energia. Questo. Glitch, vedi? Come flickera. E quindi? Quindi la zappa in culo. Ah, vicino allo specchio, secondo me. C'ho il globo, dove devo mettere i globi? Mettili nelle missioni, vedi un po' che... Madonna, tre globi, sì, mi sa che erano. 3-4 globi, no, qualcuno gioco di merda, madonna. Io non riesco a immaginare un gioco... Le tre sfere! Tre sono le sfere dei saggi principali da ritrovare per riattivare il portale. Vabbè, questa Kokuro... Ok. Quindi Kokuro ti indica la via, poi ti ha detto qualcosa. Hai visto che stava scrivendo, ho capito. Qualcosa di leggero ed intimo che gli ricordi la sua vera forma. Praticamente gli hanno staccato una piuma dal cazzo. Ed è il cattivo. No, è quello. È il dio dei gufi là. Ma Kokuro perché mo dovrebbe essere buono? Ma che cazzo è? Kokuro è il re dei gufi, non è cattivo. È necessario trovare armi leggendarie. Il cattivo si chiama. Naroko. Che palle. Naroko? Sì, mi sa Naroko. Naroko. Ma no, e cacchio stai dicendo che Naroko è... è già meglio. Ma io che devo fare? Non ho risolto niente dandogli la piuma a quello. Ma non la palla. La terza sfera avevo trovato. E di palle facevamo abbondanti qua. Ok, vai a sinistra. Qual è la tua cazzo di sinistra? Rispetto a dove stiamo guardando? A sinistra. Rispetto a dove stiamo guardando? No, adesso sei andata a io destra. Sto giocando, non sto guardando soltanto. Quindi questo è il ranocchio, il cagotto. Che palle. Ok, adesso sta andando in alto. Adesso giro a sinistra. Ok. Questa è sinistra, adesso, non quando stavo andando prima. Mo hai detto lo stesso cosa, hai detto lo stesso sinistra, però la direzione era corretta. Perché prima il corridoio era di così, adesso è di così. Bene, avete ragione voi. Ma ho detto giusto. Un bel replay. Io stavo andando giù, verso destra. No, e tu mi hai detto vai a sinistra. Mo mi hai detto vai a sinistra mentre stavo andando a sinistra. Un bel replay. Qua a sinistra. No, è a sinistra. Come si chiama Mandrake? Tende a basso a sinistra. Mandrake. Io mi ricordo che stavo andando da parte. No, era la stanza con l'aquila, ti ricordi? Sì, no, non mi ricordo. Era tutto a sinistra, mi ricordo io. In alto a destra c'era la prima stanza dove sei stato, quella di matematica. Vabbè. Lo monto io sto gameplay così faccio. Sì, così poi cambi pure. Sì, un no, bel no, replay. Perché così specchia il gameplay dall'inizio, mamma. No, perché stavo andando in alto, ho detto aspetta, prima di andare in alto dritto, vai a sinistra. Prima di andare in alto, andiamo a vedere i pesci. Allora, ragazzi, io mo non so. Che palle, guarda, che gioco inutile, vai, sviluppatore di merda. Porto Rio. Non possono fare un gioco di questa cazzo di inutilità, guarda. Che stanno gli spiriti? Se posso quel joystick nell'altra parte. Oh, ragazzi, questo va. Non appare nemmeno il nome del nemico quando lo meni.
parto io, guarda. Tutti. Pure la mamma. Non mi fa parlare, questi sono italiani, ma vorrei la facile, va. Anche se prima hai usato l'appellativo sviluppatore di merda, puoi ritrattare? No, no, sempre di merda rimane. Perché per fare certe puttanate devi avere proprio il male dentro. Ma mi vedo io. Cioè dico io, ma non avete giocato al gioco? Non avete. A parte che non ci avete giocato, perché almeno non avete manco letto i dialoghi per me. Perché, esatto, perché correggere due stronzate lo potevate fare. Capirai, ma in Italia non lo gioca nessuno, questo l'hanno fatto. Ho capito, però dai, ma non. Cioè, non ma mi come puoi. Che non gioca nessuno, io vi leggo due. Sì, ho capito, sono ma sono 10 facinorose, è normale, no? Che dici? Sono molti di più. Sì, 15, sono 12. Sono 1380 nel Valdo Official Fan Group. Mille di questi sono nostri fan. Mille di questi sono Giuda che stanno dentro per farsi. No, Gokuro è il re dei gufi. A questo punto io non so come cazzo si chiamava il villain. Naroko? Ah, non lo so, a me non mi interessa. Aspetta, lo cerco subito. Io non l'ho trovato. Cattivo. Tio a. Baldo. Guarda che cattiveria questo gioco, è una cattiveria. Raccontaci qual è la strategia che stai seguendo. Non la so, sto andando in giro a caso. Mo torno dal preside e vedo se mi sono mancato qualche indizio. Vuoi vedere che riempiendo la piscina scopri qualcosa? No, è il passaggio. Già l'ho fatto, interdimensionale all'altra realtà. Così puoi tornare alla scuola. Posso tornare a rompermi i coglioni da un'altra parte. Non è che puoi tornare alla scuola e usare le sfere lì. Sfere lo so io dove le devo usare. Però guarda che secondo me. Oh, da qui è iniziato tutto. Madonna, che fastidio. Ma lo sviluppatore chi è? Domenico Barba? Non lo so, ma è uno che. Voi conoscere quello. Che ha fatto il beta testing e ha detto no, bello sto gioco. Io voglio ringraziare il tizio della fumetteria che ha detto però siete stati troppo duri con Baldo. Ho detto, ma tu sei riuscito a finire? No, io no. Di che cazzo stiamo parlando? Intanto vado un attimo in questo canale che si chiama Quello sul Relax per recuperare degli episodi che mostrano. Sì, è Domenico Barba. Sì. Insieme a Fabio Capone. Fabio, Domenico. Detto Alda agli amici. Basta con Baldo. Dobbiamo guardare avanti. Baldo 2. No, Baldo 2. Baldo 2. Giuro su Dio che non ci ho gioco. È Baldo 2. No, potete pagare i milioni di euro. Però il prossimo gioco sarà diverso. No. Allora me lo devo portare da solo. Sì. Baldo 2. Da solo con te, insomma. No, da solo e basta. Io non ci voglio stare in questa storia. Lasciatemi perdere. Allora me lo porto da solo, ma con Paolo e Rocco. Fai quel cazzo che vuoi. Soprattutto con Paolo, perché Rocco ho capito che non è d'aiuto, che è come me, non si ricorda un cazzo. Questo. Allora. Ecco qua Paolo. Cioè, non mi posso incazzare per. Cioè, ma fatecelo provare in anteprima, ve lo diciamo, no, lo potete sistemare. Si poteva sistemare sotto tanti punti di vista sto gioco, ma tanti, A partire da queste idiozie proprio. Devi cercare il corno, le corna di mamma lo devi cercare. Che... Beh, è un gioco che crea longevità. Sì, il problema di Baldo è che crea longevità fittizia. Cioè, questo gioco sarebbe stato carino se fosse durato 6 ore. Molto carino. 6 ore. Rocco, tu la devi smettere di vedere le cazzo di guide, no? Non le voglio seguire. Sto guardando i commenti. Vedi, che alle guide. Sono finalmente tornato su Baldo questa settimana. È così un bel gioco. Ho completato. Lo stai traducendo dall'inglese, ma questo c'ha altri problemi, secondo me. No, sì, sto traducendo dall'inglese. It's such a good game. Ho completato le fate, quindi penso sia il DLC. Sì. Il destino di tutti hanno. E ho iniziato. Allora sì. Non dice nient'altro!
lontano. Vai dietro di lui, dietro di lui. E ho iniziato la prossima missione col nonno. Dietro di lui puoi andare. C'è una svolta, c'è una svolta. Raga, è la prima volta che ho un'intuizione buona. Ehi, lo strumento di Ranotto. Visto? Troppo... Allora i miglioramenti alle meccaniche di gioco. Quali? Quali? Porco due. Andando c'è quello rosso. Ok. C'è ancora però dello spazio per miglioramenti. Però c'è un vaso. Esatto, no. Visto? Serve un ca... Però perché si ricrea? Si ricrea. Di solito in questo gioco quando i vasi si ricreano è perché ti servono. Sono imprescindibili. Perché questo? Domenico, non mi bannare dal gruppo. Grazie. Perché? Fatto... Perché sono un insider, cioè, capito? È un po'. Ma mica l'ha fatto. Sì, no, Domenico è l'amministratore del gruppo di Baldo. Sa la cantare e sa la suona. Official fanpage. Cioè, come se QDSS Army l'avessimo aperto noi. Non l'abbiamo aperto noi, però dopo mi sono fatto mettere come amministratore. E lì secondo me hai sbagliato, perché tu devi essere all'oscuro di tutto. Però a livello prospettico c'è qualcosa che non va per il basso. Sì. Dove dovrebbe stare questo? Lì. Uno specchio messo così non dovrebbe inquadrare il Ma pavimento. Ma avete visto voi la sfera là? Sì, tutte e due. Ma ne manca una, quella verde. Quella manca quella verde. Ma come tutte e due? Ne vedo una. Che è il singolo del buco così come le altre, quindi niente. Nicola, ma... Nicola, stai facendo... Tutto bene. Ma quest'altro barile rosso qua, questo... È troppo rosso. Dai, manca solo una sfera. Sei a due terzi di questo enigma. Ah, ho capito. Dai, solo una sfera e poi basta. Sfera e basta. Bravo, Paolo. Ah. Esci da qui, proviamo a salire le scale dietro questo ufficio del prezzo. È vero, ci sono le scalette là. Vediamo un po' dove ci porta. Dai, dai, che ci portano, secondo me qua c'è subito l'altra sfera. Ah, che figata. Oh, questi bagni alla fine sono diventati utili. Ah, no, c'erano gli altri. Bravo! È vero. Ah, una sfera verde! Devo trovare una sfera verde. Sì, ma se è Ranotto poliziotto non dirà la verità. No, Ranotto viene dopo. Viene dopo, perché prima la sfera verde, poi che il mandolino. Il mandolino. Pizza, pasta. No, siamo di nuovo. Mandolino. Sushi? No. Raga, invitatemi a un sushi. Non possiamo mangiare sempre il sushi. Esci da casa. Sarò il vostro migliore amico se mi invitate a un sushi. C'è un contegno in ogni cosa. Ma io almeno una volta a settimana il sushi me lo devo mangiare. E poi fa la dieta. Eh sì, il sabato e domenica per me è si tranquillo. Il sabato e domenica. Poi sbagliato sgarrare, ragazzi. Non puoi. È l'unica cosa che ti dà la forza di fare la dieta infrasettimana. No. Sì, io... La forza viene dentro di voi. Io il sabato faccio sempre la pizza se non vado fuori. Ma tu che cazzo devi dimagrire, Rocco? Tu devi mettere peso. Infatti sì, Rocco. Questo è body shaming al contrario. È vero. È una cosa molto... È vero. No, perché tu non ci vai in palestra. Il mio capo fa body shaming, ragazzi. Io e Paolo ci andiamo in palestra, capito? Subiamo... Ma come io non vado in palestra? No, io e Paolo andiamo in palestra dove vai anche tu. E ti diciamo sempre che devi mettere peso. è body shaming. È vero. Ma tu sei shaming. Vero, sì. Sei shaming. Cioè... Anche dire a una magra che è troppo magra è body shaming. Però tu non sei una magra. Sei un magro. Tu sei un magro, quindi puoi tranquillamente stare. Sì, ma io sono un uomo, io ho la sensibilità sotto le gambe, a me non me ne frega niente. Bravo. Quindi semplicemente il problema è questo, ragazzi. Cioè, è risolto il problema. Abbiamo fatto un po' di... Che fastidio. Gender shaming. Gender shaming, sì. Non dite mai alle persone che sono troppo magre, ragazzi. Perché è brutto da sentirselo di. Piuttosto dite, oh, c'è una felpa in più, mica ti serve un piumone. Che è più raffinato.
Giusto. Senti, io mi sono rotto i coglioni. Poi una cosa è rimasta da provare. Beh, dai, guardiamo la guida. Sì, disinstallare il gioco, no. C'hai ragione Paolo. Vuoi sapere dov'è? Una cosa è rimasta, che non hai provato per 3 gameplay consecutivi. Ma posso ringraziare il ragazzo che ha deciso di finire il DLC. Ti so dire anche dove andare. E ci dà la guida? Questo che è? Questa è la freccia in giù. Dai, questo ci deve essere qualcosa qui. Ancora questi. Sei stato bravo! Ce l'ho fatta. Fortuna, ballo. Passa di qua, dove ti porta quella scala? Non c'è, prima. Ah, la lanterna. Madonna! Il vaso sulle lanterne, però. Ma vuoi una mano o vuoi soffrire? Nicola non le vuole le guide. Voglio smettere di giocare. Beh, a questo punto gioca con le guide. No, non voglio le guide. Un gioco non si deve finire con le guide. Porto Rio. Le guide servono soltanto quando non riesci a trovare, non lo so, la cosa aggiuntiva e andava fa completismo. Ma non servono a finire i cazzi di giochi. Non dovrebbero servire. Vuol dire che il gioco è fatto male se usi le guide. Allora tutti i Dark Souls sono fatti male. Perché? Nessuno ha detto mai il contrario, per quanto mi riguarda. No, non è vero, i Dark Souls si possono tranquillamente finire senza Nicola, guide. Vai in alto. Se guardate i gameplay degli altri. Sappiamo entrambi cosa. Ah, ho trovato il mio amico che mi dà la guida. Eh no, Nicola, dai. Però secondo me stavi andando bene. Sì. No. Sta zona nuova è interessante. Eccolo! Vuoi sapere dov'è la sfera? È quella culo. Verde. Quella verde. Perché io lo so. Tu sai dov'è? Te lo chiavi in culo, non mi interessa. E io te lo dico. Oh, ma il bagno di Mirtilla Malcontento da mo' che non ci andiamo. No, ci siamo andati prima. Davvero? Dato, sì. Incredibile. Allora, è in un posto... Io non gioco più. Dove proprio. Prima... Io non gioco più. C'era un altro oggetto. Mi stai facendo un favore. Cioè... Quindi c'è da fare backtracking, mi stai c'è dicendo. Da fare backtracking. E vabbè. Cioè, ci hai trovato un altro oggetto in quel posto. Nello stesso identico posto. Quanto mi stanno sul cazzo i giochi dove si fa backtracking? Li odio. Ma dipende da quale tipo di backtracking. Perché può essere pure bello. Non è che per forza deve essere una merda come qua. Oh. Non è che hanno cambiato l'atmosfera. Ah, oh, bello, adesso fa tutta la stessa cosa. Perché sta dura 10 e mezza. Così noi risparmiamo. No, ma si è razzerato tutto, eh. Cioè, è come se si è razzerato tutto. Sì, però l'impianto, guarda, da qui è iniziato tutto. Io vi posso assicurare che non ha un minimo di senso che l'oggetto sia lì. Porta la gonna. Ma che è sta roba qua? Perché viola? Ah, però là c'è la porta a sbloccare. Ma che stai dicendo, Paolo? Ci siamo passati prima. No, c'è la porta rossa, Nico. Non l'hai vista la minimappa? C'è una porta rossa? Sì, c'è da sbloccare con la chiave. Ma abbiamo la chiave? Sì. La chiave l'abbiamo già utilizzata. Vedi la chiave. E siccome ti dicevo prima, io qua non ci posso passare in lo nome so. Della. Capito. Però sappiamo dove dobbiamo andare in qualche modo, da un'altra parte. Ci sono già passato lì, non ce l'abbiamo la chiave, l'abbiamo usata. Dove la vedi la cazzo in di chiave? In alto a destra, abbiamo il numero 1, abbiamo una chiave. Vedi, abbiamo una chiave. Ma scusa, ma dove ma cazzo l'abbiamo usata? Quando ce n'avevamo una? Avevamo prima. Due, abbiamo trovato una chiave. Poi io non sono attento. Scaccomatto, Nicola! Scaccomatto! Avevi una chiave! Allora so dove devo andare. Oh. Porto Rio! Allora, perché cazzo? Salute, amici! So dove devo andare! Baci, puttana Eva! Come si dice? Porta la gonna! Scusa, ero rimasto l'unico! Per dindirindina, ragazzi, basta. Allora, devo andare dove stavo prima. Al piano di sopra. Se il Mario 14enne vedesse cosa sta combinando alle 3 del pomeriggio, Mario di anni 39, io credo che si chiederebbe ma come cazzo c'è finito a fare sta cosa? Io l'ho sempre schifato questi giochi, perché sono in 4 a giocare a sta merda? A backsittare. Però senza questo... Zero. Vedi? Mario! io ti giuro,
Io sono nell'oscurità più totale. Esci da là, scusa, da che parte andavi se uscivi là? Allora, sapete come percepisco io? Mi prego, io, fatemi dire dove questa sfera verde me la scongiuro. Allora, io questo gameplay lo percepisco. Scongiuro. Io percepisco questo gameplay come Nicola che esce e entra dalla stessa stanza. C'è Nicola che entra e esce e entra. Ma dalla stessa stanza, eh? Cioè, io vedo questo. Io lo so che si sta a girare tutta la scuola, ma per me Nicola è nella stessa stanza. Esce da una porta e rientra dall'altra. È come il Pac-Man. Ok. Oh, scendi! No, no, non da lì! Al centro, esatto. Esatto. Mirtilla malcontento. Vedi che dovevamo tornare qua, c'avevo ragione. Non è questo il processo di giro. Ma comunque non è comunque questo. Quello era il bagno dove c'era Mirtilla, eh? Quello di prima sì. Che c'era lo spazio. C'era lo spazio. Oh, adesso esci di là. Oh, dai che ci siamo. Oh. Madonna, ragazzi, che bello. C'è pure la capodanno. La porta rossa. Eccola qua. Vai. Vai. Oh. Ma vedi che se non si vedeva, ma guarda. Non mi fatti l'animazione giusta. Oh, prego amici. E chi è? Goku. È Goku. Fanculo a mame. Ma era bianco Goku. Ma che, chi cazzo è che sta scrivendo? Mamma ha già visto. Ehi! Hey! Dammi il cazzo che ti strafotte, pezzo di merda. Oh, il corno! Sì! Il corno, si corno. È uno stile. Scusa, allora che serve la pietra verde? No, la pietra verde mo la dobbiamo andare a prendere. Col corno, probabilmente. Che il gioco è così che te la dà, col corno che te la dà. E che cazzo ci fate? Allora non siete manco a due quindi del gioco. Tocco questi quindi. Siete alla fine di un quinto. Siamo a 60. Però ancora devi smettere, Cristo. Siamo a 19.43. Io pensavo che già si poteva prendere la pietra verde. Quindi, cioè, a parte la forma che suggerisce un utilizzo, noi che ci dobbiamo fare col corno? Ah, Ranotto diceva che si potevano usare gli strumenti e tutto. E tutto? Sì. Come quel film Bones and All. Ma veramente? Sì, ossa e tutto. E comunque sono ancora convinto che la campana l'avevamo suonata. Perché non l'ho visto nella vita. La guida mente. Comunque è incredibile quanto mi piacerebbe andare a una convention di Baldo. Secondo te la fanno tipo una Baldo Con? Ma che devono fare? La Baldo Con. Fa come i cosi dei terrapiattisti. Capito, andiamo là a fare le interviste, no, diciamo, ma secondo te videogioco. Ma Gokuro secondo te è stato ispirato in qualche modo a Gigi Proietti? Parla con chi? Mi uscire da qui. Ah, ma lo spiritello quello bianco. Sì, la fase. Ah, è da quest'altra parte. Io guardavo la libreria. Sì, però non manca normale che ti faccia. Ma visto TV che fa sta effetto. Sto da televisione fa piccio e studa. Ma vi spieghiamo, ragazzi, noi la TV la vediamo che no, fa non tipo... è la TV. Sì, con quando vede tutto nero. Va, forse va in qualche modalità razzista. Allora, io mi devo ricordare dove devo andare. Il corno, mi ricordo che qualcuno ce l'aveva detto di usarlo da qualche parte. Ma e cosa ricordi? È che il Ranotto ce l'ha detto che se usavamo gli strumenti... Non mi ricordo cos'altro aveva detto. È il Ranotto che ci aveva spiegato tutto. Però io non mi ricordo, anche perché probabilmente il dialogo è stato skippato. Prova a suonare lì e vediamo se compare la torcia. Perché si suona il corno. Di non si può, non ce l'ho. Non si può equipaggiare il corno. Che dice? Che fa? Antico, sei quasi sicuro di averlo suonato in passato. Seleziona. Non si può. Ma non è che è un collezionabile come. Scusa, Nico, ci troviamo. Lancia sti vasi nei no, no, nelle fornacelle. Che cazzo di braceri. Proviamoci. Non fa niente. Paolo, ma può essere? Gameplay, lanciare un vaso ha fatto esplodere delle assi di legno, mi ricordo. No. È vero, ma questo è troppo. Troppo per Baldo. C'è un vaso che accende una fiaccola. C'è nemmeno un upsteam. No, nessuno. Io non ci metto mano sul fuoco. Comunque io vi faccio notare una cosa. Noi quando ci mettiamo a giocare a Baldo iniziamo a sbadigliare tutti.
Napsteam vuol dire il gruppo dei pisolini. Ah, quindi dici che per quello fanno i giochi. Si chiamano pisolini. Dai, Gokuro. Avete visto Nicola come ha approfondito il rapporto con Gokuro? Gli ha dedicato 8 decimi di secondo. Ma no, sono 10 volte che vedo stavolta. Dai, Rocco, dici dove è la sfera verde. Io posso parlare. Sfera verde. Io smetto di giocare e non lo riapro più. Smetto di giocare, vai. Smetto di giocare. Allora, aspetta, con l'otto. Non mi ricordavo neanche che ci fosse quel posto. Provo a parlare con Ranotto. Vediamo un attimo che ci dice Ranotto. Dai, che Ranotto è la via, bravi. Oio, ma voi che giorno andate in palestra? Lunedì, mercoledì e venerdì. Come vi trovate in palestra? Molto bene. Qual è l'esercizio in palestra che vi piace di più? Cioè preferite... Beh, il problema lo sai qual è, che non si chiama la palestra, io ho chiamata palestra, ma quella non è una palestra, capito? La sala da ballo. E allora dove andate? Non ho capito. Dove è partito tutto, alla sala da... Oh, vorrei... Che dice? No, io non ho mai fatto ballo. Tu fai solo ballo, non lo fai? No, ballo non l'ho mai fatta. Sono tutto per le sale da ballo. Vabbè, tiriamo in ballo qualche idea, forza. Però che palle, io non ci voglio... Ma di qualcosa, poi, sto a parlare di altre cose. Io non sono scemo, a differenza di che pensi tu. Adesso ma smetto... suonendo come ci sei? Adesso smetto di giocare. Allora, prendi la palla al ballo. Ah, piano terra stava, forse. Sì. No, questa è la scala. Sì, ma questo, capito, cioè, è una mancanza tua che non hai controllato quella stanza, cioè... C'è da dire che ma mi sa che non ci andiamo da tipo da ieri, dall'altro giorno, ci siamo stati oggi? Sono 40 porte che facciamo avanti e dietro, ma non controlla! È no, chiuso. Ecco, e nella mia memoria c'è questa stanza qua. Tre volte. Questa stanza sei volte. E poi c'è quella con le radici Gokuro. Per me. No. Per me fa avanti indietro tra quelle e quelle. Sai che dove fai? Dovrei meditare un video. E far vedere come lo vediamo. E diciamo un'ora di video. Però è Baldo che praticamente fa avanti indietro tre volte in loop. Però ci mettiamo. Io nostra... sono sicuro di poterlo editare in questo modo. La cam nostra che qua. Sì, no, ma stanno qua. Questo è il bagno. Vi giuro, per me Baldo è uno screensaver. Guarda il bagno, esci. Di quelli di Windows 98. Il corridoio, esci. Il corridoio. Le assi, il tentacolo. Voi dovete sapere che quando io ebbi il mio primo PC con Windows, passai interi pomeriggi a fissare gli screensaver. C'era quello dei tubi che era bellissimo, dei tubi colorati. E sì. Poi c'era l'FPS. Che era questo era un labirinto. Sì, per tu avevi l'acquario perché hai sfruttato dei Windows un po' più moderni. Ma io avevo i tubi, dei tubi colorati che venivano generati. Mm-hmm. E poi tipo un labirinto in prima persona. Molto minimale, un FPS... Ma secondo voi questo mandarino è mangiabile? Ma un po' anemico, però sì. Un po' aspro, si sente da qui. Allora, io ho sbagliato probabilmente a guardare la guida. Non so come dire. Hai sbagliato? Ma perché è troppo avanti, capito? Se non ci può andare lì, si diva che siete a un quinto. Ragazzi, quel mandarino era un pochettino acerbo. Ma sono tre ore che siamo a un quinto, raga. Non è possibile che siamo a un quinto. Ma che cazzo di mandarini ci devono stare? Agosto! Porca puttana, siamo il 12 di ottobre, ho pure sbagliato la data di niente. Cioè l'altro giorno mi volevo comprare le cime di rapa, le ho trovate, ma erano senza cime. So che non so discorsi che dovrei fare qua, perché sennò mi dite tutti che siamo dei boomer. Però non è giusto che a ottobre non trovo le cime di rapa. Cioè per me sono il contorno perfetto. Però puoi trovare i taralli con le cime di rapa. Sì, i taralli con le cime di rapa si trovano, perché quelli ce l'avevano congelate. Sono vabbè. Molto buoni, ragazzi. Molto buoni, i taralli con le cime di rapa sono top. Della marca Pugliamore, se vuoi uno sponsor, noi siamo pronti e disponibili. Ho trovato pure degli altri taralli pericolosissimi, probabilmente a livello, stesso livello, che non è Pugliamore, poi vi spiego ragazzi come si va. So che stiamo un po' andando fuori traccia, ma d'altra parte stiamo aspettando che Nicola trovi
La salvezza. Qualche idea? Allora. A parte il rompimento di coglioni, niente. Sai cosa? Rocco, non mi dai di sentirti, va. Allora, il posto che tu cerchi di raggiungere è raggiungibile. Vabbè, senza dubbio. Sennò il gioco sarebbe rotto. Posso dire grazie, Rocco, questa illuminante. Bravo, Nicola! Ce l'ha? Sì? Sì, 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 ce l'ha. Ce l'ha, ce l'ha. Lo sa, lui sa dove andare. Stiamo andando avanti. Io vedo la stessa stanza. Sì, ma... Anche quel passaggio l'ho già visto. Ma tu non stai girando tutto, capito? Stai andando dietro il fuoco che non ti faceva focare. Dietro il fuoco che non ti faceva focare. E ora ci sta quello che spinge. Rola! Oh! Un saluto a Fraus. Oh! Ah! E mo? Lo specchio. Noi siamo andati qua, ve lo chiamate tutti in non culo. Lo specchio. Sta la sfera, eccola. Oh, piccolo. Perché qua posso andarci vicino al fanculo del... Dai raga, madonna, ci siamo quasi. No, siamo un guido. Ho sbagliato qui. Con questo punto siamo arrivati a 2 quinti. Sì? Sì, siamo appena all'inizio di 2 quinti. 2 quinti. Ciao Quitti. Un saluto a Quitti. Madonna! Boss? La luce verde. Potrebbe essere un gufo robot. Volevi, guarda che faccia. Per come è arrabbiato Nicola, il boss è lui. Il nemico di Batman. Guarda che paura. Brutta cosa, guarda che palle. Un cuore e mezzo. Ora sì, con 2 cuori. 2. Ma quello one shot. Ma quello one shot. Quanto secco. Madonna, tra volta. Madonna, quanto cazzo è punitivo. La tra volta quanto. E mangia il nonno. Ma mo ho capito. What? Hai visto pure la guida, che cosa hai capito? Mo ho capito un'altra cosa. Siamo a metà, dillo. No, perché me l'ho scordato? No, non voglio dire, dico, appena finisce. Che cosa? Ho capito perché è tutto così liscio. Perché? Non la guida assistita. Perché c'è la modalità assistita, Nicola. Come la modalità assistita? Sì, è attivata la modalità assistita. Ma liscio cosa? Che comunque stiamo avendo problemi. Vedi? Cosa cambia? Lampeggia solo un cazzo di cuore. Cosa cambia? È più difficile perché praticamente lampeggiano i cuori e quindi tu pensi di avere più vita di quello che hai. Oh sì. Bene! Oddio, dove dovevi metterli? Hai i dubbi? No, io non so niente, pa. Cioè, se tu mi lasci il gioco in mano, allora, io ci metto una settimana. Ma andiamo alla stanza dei tubi. E ci darà a quel punto il mandolino che poi dovremmo andare a dare a Ranocchio. Come fai a sapere che ti dà il mandolino? Raga, 5 minuti fa l'abbiamo visto. Non è vero! No, Nicola è uscito e è entrato da una stanza almeno per un mese. Ma poi montiamo Baldo come lo vediamo noi. È facilissimo. Con gli occhi di Rocco e sì, nei caricamenti... Potevi passare anche di là, Nicola, che ci stava lo short. Non lo so. Sì, era la... Ma si interrompe la musica quando passi davanti alla porta? Tu come fai a sapere che c'è uno shortcut, Paolo? Guarda, mo andiamo al cesso. Oh, allora, Paolo c'ha sulla Switch Baldo, ma non ha ancora il coraggio di giocarlo. Io sto sperando che ti rompi un femore, così in ospedale io quello ti porto.
Che solo ballo. Ecco, vedi, è al piano secondo. Ti stacco la scheda wifi dalla Switch, così non puoi scaricare nient'altro, devi giocare Baldo. Esatto. Ecco qua. Vedi? Oh. Cioè, questo si ricordava, mamma mia. Mamma mia. Dai, raga, era facile. Ma tu sei facile. Sono un ragazzo facile. Sono sovrapposte 9 musiche. Bello, un'altra boss fight. Guarda il filtro a destra che arriva piano piano. E che figo. Volevi, guarda ma che palle, no, ma nemmeno un po' di creatività, ma come fate? Poi le hanno messe attaccate. No, perché quella verde, è attaccata. Quella verde è la prima che si prende. La prima? Sì, sì. Madonna. Come la prima che si prende? La palla verde è la prima che si prende. Color oro. Ma sì, vabbè, ma a prescindere, che ci mettevano pure a cambiare un colore, perdonami, ma mette un altro avversario, magari anche il gufo robot che c'ho nostalgia, è tanto che non lo vediamo. Infatti sì, Tanto, è inevitabile. Bella. Senti che bello il reverbero in questo posto. Mandolino! Adesso andiamo da Ranotto! Che brutta cosa. È tutto un andare a destra e sinistra. Una gran figata. Però quanto dà soddisfazione quando finalmente ce la fai? Zero. Io non vedo l'ora che arriva stasera perché voglio dormire. Veramente. Domani mattina mi metto la sveglia alle 9, me ne frega un cazzo. Come i liceali. Musica alla magna. Sempre qua. Al secondo piano? Pidipi, pidipidipi. Pidipi, pidipi, pidipi. Ma fammi passangula, mammita, oh. Oh, guarda mo, guarda mo. E adesso possiamo andare allo specchio. Che zerrillo. Adesso so dove dobbiamo andare. Sei anche tu, Nico. Siamo on fire, raga. Non vogliamo bloccare qui che abbiamo trovato. Ma no, tanto capito. Andiamo fino a. Piripi, 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 piripi. In programmazione c'è scritto solo questo. Giusto, giusto. Però potremmo pure staccare e riprendere. Eh no, mo, guarda quanto siamo vicini alla svolta. Svoltiamo, raga. Quindi, madonna, cazzin, cazzin. Cazzin su cazzin. Posso dire che è più condensata questa avventura a scuola? Una volta che sai cosa fare, sì. No, l'avvicino. Davanti al muro, davanti al Ci vediamo alla prossima.